ciao a tutti, buonasera. Siamo qui stasera per conoscere la nostra regina degli arcani maggiori. Conosceremo un pochino più di lei perché la intervisteremo, le faremo delle domande. Se volete fategliele anche voi nei commenti, io li leggerò e lei risponderà. Ok, d'accordo? Aspettiamo qualche minuto. Ciao Ada, ciao Marina, Maria, scusami, Maria. Ciao Katia, ciao Sara, ciao. Tra pochissimo, appena vedo Oriana, zac, la blocco e la invito con noi. Katia, Rosa, Miki, che bella serata, avete visto che bella cosa che facciamo? Ciao Rosa. Che adesso abbiamo, ciao amore Katia, abbiamo deciso di intervistare anche i nostri relatori, perché altrimenti una bella persona come Oriana non la conosciamo, anche perché siamo sempre lì a fargli le domande, lei sta lì che gira, risponde. Ciao Anna Grimaldi, ciao, eccola! Allora, fai partecipare questa persona pure te. Eccoci. Siamo in aggiunta. Ciao. Eccola la nostra Oriana. Ciao Oriana. Ciao, come stai? Bene, grazie. Tu come stai, Silvia? Male, non c'è neanche l'eco, quindi meravigliosa questa cosa. Bene, sto bene, sì. E infatti, allora stavo appunto dicendo che tu sei la nostra regina degli arcani maggiori e che stai sempre lì, capito, a rispondere, a fare no, fate così. E allora abbiamo deciso... di fare una piccola. Ciao Rosy, ciao Katia, ciao Francesca, intanto ciao, che le Francesca. Vedo saluto, ecco, saluto ciao, tutte, perché poi magari se stiamo chiacchierando, esatto. Certo, infatti, un bacione a tutti, ogni tanto poi faremo un bacione a tutte, ciao, ogni tanto nella diretta. Per non dimenticare nessuno, certo. Infatti, brava, che bella questa cosa, sono molto emozionata che sono io ad intervistare te, mi piace tanto questa bellissimo, cosa. Bellissimo, anche a me, veramente molto bello. Allora, veramente iniziamo questa serata meravigliosa, questa mezz'oretta tra noi, tra amici. Ciao Pinangela, ciao Ambra, ciao Monica, ciao Ada, ciao Cinzia, ciao tutti. Allora, tu per me, ma penso un po' per tutti, sei la nostra davvero regina proprio degli arcani maggiori. Come ti è nata questa cosa stupenda? Allora, mi è nata, diciamo che senza saperlo o senza farci caso. Sì, Katia, io sono emozionata, penso un po' anche Silvia. Io da morire. Ecco, quindi abbiate pazienza un attimino se magari a volte sono un pochino così. Nel senso, emozionata in senso buono, perché è una cosa che mi piace tanto e dove possiamo anche chiacchierare un pochino, no? Allora, in realtà senza saperlo, perché nella famiglia di mio papà era una cosa che davo un pochino per scontato. Allora, il papà di mio papà in realtà era non detto da me, ma dalle persone che hanno avuto modo di usufruire o comunque di questo suo dono, di questa sua capacità, era un grande rabbiomante. Allora, rabbiomante cosa significa? Che meraviglia, ho detto, che bello. Ah, ok, sì. Allora, io adesso abito sempre un po' fuori, un po' in collina, quindi un po' Heidi, come dice Gaetano, no? E, ecco, in realtà io sono nata in campagna, cioè sono nata, vabbè, in città all'ospedale, ma ho sempre vissuto in campagna, perché sia la famiglia di mio papà che quella di mia mamma erano comunque agricoltori e viticoltori. Quindi in questi paesini di campagna non c'era l'acquedotto, ok? Quindi era uso, diciamo, ogni famiglia, ogni casa che veniva costruita, avevamo tutti il nostro pozzo per l'acqua, da portare in casa, eccetera, per l'uso domestico, diciamo. Allora che cosa succede? Che praticamente mio nonno, io abito in provincia di Piacenza, una buona parte dei pozzi
della Valchero e della Val d'Arda li ha, da noi si dice, segnati, no? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che lui prendeva una specie di coltellino fatto a uncino, tagliava, ecco, di traverso il ramo del salice piangente. Con questo ramo lo teneva con entrambe le mani e quando, non so, una famiglia voleva appunto costruire una casa oppure gli chiedeva, guarda, questo pozzo Lui naturale, trovava là. eccetera. Esatto, e tu vedevi il salice proprio, io queste cose le vedevo da bambina perché lui era, non lo faceva di lavoro, no? Nel senso che lui aveva il terreno, le stalle, tutto quanto. E tu vedevi proprio il salice che iniziava a muoversi, a roteare, in modo, hai presente come quando salti la corda? Sì, Ma penso velocemente, a te. no? Ah, Ma ecco. incredibile. Ciao Salvatore. Esatto. E quindi praticamente questa cosa qui era già una cosa di famiglia, no? Nel senso, è una cosa che però non ha trasmesso a nessuno di noi, nel senso che la faceva, diceva, si fa così, no? Poi sai, da Ah, bambini non certo, è, perché era qualcosa che lui ecco. aveva proprio dentro, infatti, Che sì. aveva dentro, sì, non ha trasmesso a nessuno ed era molto bravo anche a segnare con questa moneta d'argento che in realtà lui lo faceva, questo lo faceva un pochino più, non dico con vergogna, ma con un po' più di pudore, no? Ciao Veronica, ciao Ambra, segnava tipo sai gli orecchioni piuttosto che le storte, quando qualcuno si prendeva una storta Ah, in una sì. caviglia piuttosto. Ah, ecco. Ma la sai che questa cosa delle segnature io l'ho saputa da pochissimo, non lo sapevo. Che ci sono le Esatto, persone, e lui appunto, aveva, che fanno le segnature. sì, esatto. E lui aveva proprio questa cosa, no? Nel senso che, però era una cosa che, questa era molto più limitata come ti posso dire, alla famiglia, no? Quindi non so, tipo quando qualcuno di noi, oppure agli amici veramente, ai cugini, agli amici veramente molto stretti, non era una cosa che pubblicizzava tanto, anzi, quando deviava il discorso, no? Cioè non faceva finta di niente, era un po'. Ecco. E poi niente, poi un giorno avevo più o meno 17 anni, ho conosciuto facevo la babysitter in estate e ho conosciuto questa famiglia che aveva questo bimbo, no? E i genitori facevano i cartomanti, sia il Ah, papà che la ok. mamma. Esatto. E quindi una mattina avevo il bimbo e volevo Sì, portarlo, andavamo Francesco. sempre in giro. Devo Come? dire una cosa a Francesco perché Francesco ci scrive: Ciao cara Sissi, finalmente Oriana parla un po' di sé, del suo Ah, percorso ciao curativo. Francesco, sì. E infatti l'abbiamo fatto anche per questo, perché cioè, lei è magnifica, è splendida, però voleva Grazie, anche un grazie. po' di più. Ecco, non, sì, a volte ci vuole Insomma. anche della pazienza, nel senso che io ho iniziato un pochino per caso, no? Nel senso che è una cosa che mi è venuta spontanea. Non, sì, c'erano i genitori del bimbo che però era un qualcosa a cui non mi ero mai avvicinata in modo particolare. E questa mattina col bimbetto, passeggino, borsa, stracarica, no? Perché sai, il biberon, il Immagino, sì, pannolone, tutto, stile mamma, immagino. ecco, perché poi in realtà lui si fermava a dormire da me anche tante volte, perché i Ah, genitori beh. erano sempre in viaggio per lavoro, era un po' il mio bimbo, no? E quindi che cosa ho fatto? Passo davanti a un negozio, una tabaccheria che aveva anche della oggettistica così, in centro storico, e vedo questo mazzo di carte, Rimani c'erano attratta. delle sibille. Sì, e le ho guardate, mi sono proprio, avevano dei colori molto tenui, non erano le sibille più piccoline, blu, E allora guardo il bimbetto, no? Lui, perché poi opera. E allora gli dico, adesso andiamo, perché io gli parlavo tantissimo, no? E allora gli dico, adesso andiamo, entriamo, gli dico, e andiamo a prendere le carte. E lui in quel momento lì mi ha guardato, sgranato questi occhioni bellissimi che ha. Ma che Perché bello. prima era piccolo, era molto bello, adesso è diventato grande perché chiaramente ha 20,
23-24 anni e è veramente un bel ragazzo, nel senso Ci proprio credo, ci bello, no? credo. Proprio, Quindi poi è bella anche questa cosa che continui a vederlo, a frequentarlo, diciamo, è carina Sì, questa molto cosa. meno perché poi lui si è trasferito a Milano con la famiglia, si sono trasferiti per motivi di lavoro, eccetera, perché la famiglia del papà era appunto della zona di Milano, non è stata bene la nonna e quindi lo zio era rimasto solo praticamente, no? Perché hanno Ah, certo. dovuto, e quindi si sono trasferiti. Però ogni tanto è capitato anche, ci vediamo un paio di volte all'anno, ecco, non è che, però insomma, poi sai, ragazzi, ecco, Bello. però sì. E quindi niente, sono entrata, ho preso queste carte, siamo entrati perché lo portavo sempre con me assolutamente in nonna. E niente, poi abbiamo fatto un altro giretto, ci siamo fermati, e poi siamo tornati a casa. Torniamo a casa e chiaramente vabbè, la sua pappa, questo qui, quello là. E poi dopo, quando lui il pomeriggio faceva il suo riposino, ho iniziato a guardarmele un pochino, e da lì, diciamo, è iniziato un po' quello che è il mio percorso, no? Ma senza fretta, perché in Perché realtà è una cosa che evidentemente era il tuo percorso, infatti. penso di sì, nel senso che poi vabbè, mi sono anche avvicinata ad altri metodi divinatori, tipo le conchiglie, così, però in realtà non erano i miei. Perché poi sai, comunque la curiosità, oppure quando c'è qualche cosa di nuovo, no? Ho conosciuto questa signora che aveva inventato questo mazzo di carte delle conchiglie e che ho detto, beh, guarda, tra l'altro l'ho conosciuta tipo una quindicina d'anni fa, nel senso che allora i primi momenti sono stati un po', perché un po', io dico delicati, nel senso che un po' buffi se vuoi, no? Perché non sai bene come esprimerti. Poi vorresti Certo. sempre dire delle cose belle a tutti e tutto quanto. Però la gavetta è veramente tanto importante, nel senso che forma le basi, ti dà le basi, come se, è come quando tu metti un po' le fondamenta di una casa, no? Di un Sì, edificio. certo. Ecco, e quindi poi sono andata avanti Quella così. Ho arredi. cambiato, esatto, ho cambiato il mazzo di carte perché sono partita con le sibille, poi ho cambiato sibille, ho preso quelle blu, E le hai anzi non le ho ancora prese. le prime le hai Allora, ancora? no, non le ho, le prime le ho regalate a una mia amica. Tieni conto che ne ho cambiati quattro mazzi. Quattro. Diamine. Erano veramente consumate, Silvia, Ci erano credo, ormai, ci credo. non ecco, però quando questa ragazza era veramente molto brava, molto ricettiva. E gliele ho regalate veramente col cuore, nel senso che Perché anche lei ha perché lei mi iniziato il chiedeva sempre, percorso. esatto, mi diceva sempre, dai, insegnami, insegnami. Allora, in realtà, sai, insegnare, io penso che per insegnare bisogna essere, è un dono anche quello, no? Vero, vero. E un conto magari, ecco, un conto magari è, non so, uno ti, perché non è questione di fare quattro dispense, ma devi cercare di spiegare effettivamente tutte le Perché poi è situazioni una e cosa poi molto dobbiamo. personale. Esatto, una cosa veramente, io dico molto di pancia, no? Perché Certo. quello è quello che poi il nostro intuito, la nostra predisposizione. Quindi, nel frattempo, sai, sono passati gli anni, no? Perché poi appunto c'era questa signora che mi ha regalato questo mazzo di sibille, quelle che hanno retro blu, no? Possiamo Sono dire che sono piccoline. passati una ventina d'anni da quando hai iniziato, E visto che guarda, oggi quest'anno 45. ne ho compiuti 48, lunedì, il 20 di maggio, quindi ne sono passati Bella, sì. 31. Ah, pensa, 31, Eh sì. Eh incredibile. Mamma mia, sì. tanto proprio. Sì, Hai superato poi i nel nozzi, frattempo. quali sono i nozzi d'argento? Eh sì, perché sono 25 anni, quindi sì, esatto. Sì. E quindi niente, sì, poi sai, poi trovi sempre, poi penso che sia una cosa comunque che viene, se è una cosa che ti piace, io dico viene spontanea nel senso che la fai col cuore, no? La fai veramente con amore, perché ti... però...
Una cosa importante, secondo me, come in tutte le cose, è il fatto di essere centrati e di non, perché sai, i primi momenti magari inizi facendo anche delle Di non domande, farsi non dico prendere troppo. esatto, perché questa è la cosa, io lo dico sempre, a volte magari mi rendo conto, posso sembrare pedante, oppure, però è Guarda, Oriana, importantissimo. ti devo dire una cosa, perdonami, sembra che ti voglio passare sopra ciò No, che no, stai no, dicendo, ma figurati. purtroppo non abbiamo modo per, diciamo, interloquire altrimenti. Invece io Sì. proprio ti ammiro, proprio per questo motivo, lo sai, perché tu non è che indori la pillola, tu sei stupenda per questo motivo, perché se una cosa non è che dici, guarda, però potrebbe... No, tu sei proprio magnifica perché con una dolcezza incredibile tu riesci a dire: guarda, mi dispiace, ma non è per ora, sarà per dopo. Quindi sei una Ecco, persona che veramente, cioè, hai centrato proprio tutto, è vero. nel senso, io dico, cioè adesso dico grazie a te, nel senso che, perché queste comunque sono parole che mi fanno piacere, no? Cioè È vero. comunque no, mi emozionano e mi fa piacere perché io dico sempre, guarda, ho la pelle d'oca in questo momento, ma lo dico anche durante le dirette, a volte mi dimentico, ma non, perché poi sono tante le cose che vorrei dire, qualche volta mi sfugge qualcosa, no? Però io dico sempre, le carte ci danno delle indicazioni, io le ritengo, io dico sono le nostre amiche, no? Quelle che magari ci danno un Sì. consiglio, però non devono intimorirci, ma non devono nemmeno illuderci, perché Certo, altrimenti corriamo il rischio di prendere un indirizzo sbagliato. La cosa fondamentale è quello che è il nostro libero arbitrio, quindi il fatto che loro ci danno un'indicazione e poi noi decidiamo di quello che è la adesso ti scelta che do un vogliamo. time out. Allora, ti devo leggere. Francesca Lapidari dice: Oriana è vera e sincera. Katia Damiani dice: verità assoluta con 3.000 punti esclamativi. Luciana Zavotti dice: Oriana è bravissima, a me ha sempre indovinato con la lettura delle carte. Patrizia Max dice: Oriana è dolce e splendida. Elena Bresciani dice: Oriana sei una persona speciale. Poi ha detto una cosa meravigliosa anche Marisa De Giorgi. Tutti stanno dicendo le Grazie. cose meravigliose per te proprio. Ragazze, grazie, veramente so che lo dite col cuore, io veramente vi ringrazio col cuore. E a volte le indicazioni che ci danno le carte non è magari quello che noi vorremmo sentirci dire, no? Perché Anche magari Patrizia abbiamo delle... Cruciani dice delle cose Ciao bellissime su di Patrizia, voi. ciao Greta, Elena, ciao, vedo anch'io i commenti, grazie. Nel senso, però io penso che loro ci danno un'indicazione, poi noi abbiamo appunto... Il nostro cuore, la nostra testa, quello che è la Certo. nostra, e è con quello poi che decidiamo, no? Però abbiamo un'idea di quello che può, delle eventuali soluzioni o degli eventuali rischi a cui possiamo andare incontro. E Dai, ti dimmi una quindi è cosa. un'educazione. Dimmi. Quando hai iniziato, diciamo, a leggere questi arcani maggiori, praticamente, con chi hai iniziato? Te lo ricordi? Eri emozionata? Cioè, hai Allora, indovinato da guarda, subito? mi viene la pelle d'oca, sono emozionata ancora anche adesso, intanto che tu me lo chiedi e che ti rispondo. Allora, io devo dire grazie a una signora che mi ha avvicinato al mondo dei tarocchi. E devo dire grazie ancora a un'altra persona che è comunque un personaggio, tra virgolette, pubblico. Anche se in sede molto privata, quindi non mi sento di. Non è neanche corretto fare il nome, ma era No, la ecco. cartomante di un politico molto famoso. E io facevo le sibille, appunto, e lei mi ha detto: guarda, il mio italiano non è così corretto. Lei mi disse: io feci, quindi passatemi un attimino queste licenze poetiche. Ma e lei mi ha detto: guarda, che. Adesso devi cambiare, no? Perché le sibille non sono più le tue. E io Ah, effettivamente vero. era già un pochino di, ecco, era già un po' di tempo che, non che avevo delle difficoltà, però sai quando una cosa non la senti più, Sentivi che dovevi andare come dire, avanti. ecco, e non, però avevo un po' paura ad avvicinarmi al mondo dei tarocchi, perché in realtà i tarocchi, allora ci sono due metodologie, poi le ragazze penso che un po', nel senso se ne intendono, no? Un po', comunque... Sì. C'è chi legge tutto il mazzo
e c'è chi legge solo gli arcani maggiori, no? Allora, io leggo solo gli arcani maggiori, ma in realtà sembra più semplice. In realtà non è così, perché sono 22 Perché sono carte. meno. Ecco, esatto. E allora, gli arcani minori come se fossero un pochino le sibille in realtà, no? Quindi danno magari qualche dettaglio in più, però tolgono forza, secondo me, a quella che è la lettura. Nel senso che se Non uno è fanno da bravo, ecco, possono fare da contorno, nel senso che sono magari hanno qualche dettaglio in più, però in realtà tolgono forza a quelle che sono le risposte. E io parto da un presupposto, perché è vero che faccio le carte, però me le sono fatte fare e a volte ancora io ho una mia amica che quando ho bisogno chiamo lei, no? Ah beh, Perché non te le fai da sola. no, perché non va assolutamente bene. Ok, In buona realtà sapere. proprio se ecco, questa è una cosa che non andrebbe mai fatta, perché? Perché è vero che a volte magari non, uno, lei non c'è, mi dice ci sentiamo stasera, queste qua, allora magari la curiosità, no? Però in realtà non va bene, perché comunque è come il medico, Ti puoi passatemi suggestionare. il paragone, ecco, che è meglio che non faccia diagnosi per i suoi familiari, no? Quindi né Certo. per noi e neanche per le persone, perché c'è un legame talmente stretto, talmente forte, che non è corretto. Poi ognuno fa quello che, nel senso, quello che ritiene più giusto. Però, insomma, se vogliamo seguire delle. Io, non tanto magari delle regole, ma ci sono, Delle etiche, praticamente. ecco, esatto, come il discorso appunto di non diventare dipendenti, come il fatto di loro ci danno un'indicazione e poi siamo noi che scegliamo, okay? Che decidiamo con la nostra testa e con il nostro cuore. E Certo. quindi è meglio non. Poi sai, e questa persona proprio mi ha detto così, no? E allora mi sono un po'. Ci ho pensato su un attimino perché ho detto, ma ce la farò, non ce la farò, eh? Sai, quando è comunque una scelta, è un cambiamento, no? E i cambiamenti ci portano Sì, sempre lo eh stesso, un sì. pochino di. E poi niente, poi ho cambiato, ho deciso di. Ho detto, provo, no? La male peggio, non. E in realtà Certo. per me è stato un cambiamento importante perché comunque mi ha. Aperto un Gli ha po' un dato mondo nuovo, diciamo. Sì, perché quel salto di qualità, diciamo, in comunque più. esatto. Senti, E Oriana. No, quindi dimmi tesoro. ti volevo Bella chiedere lei. una cosa. Amore, bella, perché hai visto, no, che noi diciamo sempre: mi raccomando, non fate le domande sulla salute perché sulla salute non si può fare, Sì. ma c'è proprio una legge, vero, per Sì. questa cosa? Allora, non so il decreto, il numero, Chiama. eccetera, non lo so. Però c'è proprio un decreto legge che dice che, allora intanto, purtroppo viste anche i precedenti di qualche anno fa, circa una ventina di anni fa, possiamo immaginare che, insomma, il discorso della lettura dei tarocchi o di altre forme divinatorie non è sempre apprezzato, no? Nel senso che viene un attimino, anche se poi Certo. tutti i politici hanno chi per loro Certo. guarda chi. Sì, E ho questo ve lo scoperto dico questa perché. cosa qui da poco. Io l'ho scoperta tanti anni fa perché ho avuto modo di frequentare questo Ciao, ambiente per un Sabato. po' di tempo, poi ho pensato che non era il mio, che non era il mio ambiente, quindi ho Infatti, cambiato. sì. E, però Meno male proprio che sei con perché noi, ci sono. se no non avevi tempo. Esatto. Assolutamente sì. No, 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 va benissimo così, sono veramente molto, molto contenta. E, sono successe degli episodi anche di persone senza scrupoli che, allora, da un punto di vista emotivo hanno circuito, diciamo, no? Le persone Pensa. che, ecco, e in realtà ci sono state anche persone che avevano problemi di salute. Pensavano magari di poter avere un aiuto, un'indicazione, qualcosa, e questi personaggi hanno fatto veramente delle cose Dei ignobili, danni, sì. dei danni, ecco, ma veramente molto, molto pesanti. Per cui, cosa succede? Che effettivamente io questa cosa la ritengo molto giusta e molto corretta.
perché certo. noi non siamo, cioè al limite uno non so che può dire, ma hai una visita dal dentista, un controllo è un discorso, ma non è qualcosa Certo. legato alla salute. Per la salute ci sono i Certo. medici e secondo me è Sì. importantissimo questo, cioè dobbiamo rispettare determinati canoni, no? Determinate regole. Quindi per dirti, anche se tu vai, non so, tipo da un fisioterapista piuttosto che da qualcuno che fa massaggi o qualcuno che ti dice le lastre piuttosto che i raggi piuttosto che perché. Sì, Perché sì, sì, sì. effettivamente è giusto che sia così, ok? È corretto, nel Certo. senso noi non siamo medici e non, poi le persone magari da un punto di vista di salute prendono paura, cioè detto proprio in parole, e Sì. c'è stato qualcuno che magari sono stati anche sui giornali, non è che lo dico io perché negli anni abbiamo avuto modo di vedere questa cosa, Se tu hai letto da questissimo. poco, non faccio il nome naturalmente perché non sarei, non, cioè, non, mi farebbero insomma qualcosa a livello legale, cioè che dice che non è colpa loro se tante persone hanno creduto a loro che gli davano il sale praticamente per guarire. No, l'hai letta questa cosa? Allora, no, non l'ho letta perché, Proprio. ecco, io ho conosciuto, presumo, dei personaggi un po', naif da questo punto di vista, no? Allora, è vero che, nel senso, uno può dire quello che vuole, però è una questione di coscienza. Non Certo. c'è un'altra spiegazione. Certo. Ecco, io in una, non mi ricordo se in questa diretta qui o nell'ultima che ho fatto, ho aperto una piccola parentesi, mi scuso nel senso che non, ma io a volte mi rendo conto che magari sono ripetitiva, però io dico sempre ragazzi, ragazze, facciamo attenzione. Sì, Perché? sì, sì. Perché ci sono delle persone che non hanno scrupoli. Allora, possiamo dare tutte le spiegazioni del mondo, possiamo dire che siamo in crisi, che non ci sono soldi, bla bla bla, la gente non lavora, no. Questo non vuol dire che non c'è una, non c'è nessuna giustificazione, nessuna, come ti posso dire, aiutami, nessuna remora, cioè c'è gente che, ecco, queste cose non vanno bene. Uno parla dei tagli energetici, l'altro Sì, parla di, sì, no, sì, sì, no, non sì, sì, va va. bene, non va bene e non va bene. Bisogna fare, perché è un mondo così grande che bisogna veramente fare attenzione. E Esatto. E infatti. soprattutto, esatto, questa bridge secondo me è una cosa bellissima, perché effettivamente il costruire ponti, no? Quindi che comunque ci fa le cose fatte con amore, con il sentimento, con Il l'energia cuore. pulita, ecco, con il cuore. E quindi, ciao Giovanna, ciao Patrizia. E quindi l'intenzione è buona ed è pulita. E Sì, per quello vero. che si può, cerchiamo io dico nel senso, aiutarci tra di noi perché? Perché comunque possiamo. Io ho un po' l'idea di, sì, il discorso del costruire ponti, no? Ma quando, non so come dirti, è come quando tu butti un sasso in un lago, no? Allora, e si spargono tutti gli anelli, E poi si ok? formano Si tutti i formano, cerchi, ecco, sì. esatto. Si parte magari da una cosa piccola, perché magari il gruppo nasce, però si allarga e l'importante è che riusciamo nel nostro cerchio, man mano sempre ampliando sempre di più, a costruire quello che effettivamente vogliamo, no? Per star bene noi, per aiutare anche gli altri. Giovanna ci dice, Sì, bellissimo. Giovanna ci dice che è Tesoro, bello amore vivere mio. insieme. Io... Ce l'abbiamo fatta, hai visto? Ciao Bianca Maria, buonasera anche a te, Maria Vasile. Allora, E quindi non, posso dirti al cioè io penso che lo 100% scopo sia Giovanna? questo. Allora, diceva Francesca Lapidari, quando è che ricomincerai a fare l'oroscopo? Perché tu sei anche oroscopo, sei anche Reiki, sei un po' di Sì. tutto. Allora, no, un po' di tutto no, perché io i tuttologi ho le mie cosettine che faccio con amore, le faccio molto volentieri. Allora, l'oroscopo penso che
Questo mese non so se riesco perché mi sto ancora organizzando un attimino, quindi sì tesoro, Katia, uso sempre quello, ciao Carlo, quello di Romeo e Giulietta, poi ne ho anche altri, mi hanno regalato quello di Aleister Crowley, per esempio, che insomma è un pochino più, un po' più forte, come, ecco, non mi piacciono tanto quelli, come ti posso dire? Beh, uso quello dei, anche quello dei Visconti, no? Che adesso è un po' di tempo che non lo uso, ma i tarocchi di vetro, ho dei tarocchi anche messicani, dei, perché poi nel corso degli anni ne ho anche un po' accumulati tanti, no? Me li hanno regalati quando, Bello. non so, anche quando tipo, qualcuno andava, che ne so, in A Messico chi piuttosto che in Giovanni? Spagna, piuttosto. Sì, anche noi. E quindi ne ho, adesso sto usando quelli perché mi piacciono, nel senso che poi magari le lascio riposare un po', ne uso un altro mazzo e poi sì, gli sconti sono molto belle. Ciao Edel, Che vuol sono dire di molto belle, vetro? Ma sono un sono di pochino. vetro. No, sono, è un mazzo di tarocchi che si chiamano i tarocchi di vetro perché hanno delle figure. Adesso poi una di queste dirette ve le faccio vedere. Hanno come delle figure Sì. che sembrano disegnate tipo quelli di Murano, hai presente? Ah, I che vetri di bello. Murano, no? Ah, ecco, quindi li hanno chiamati così, perché poi in realtà ce n'è un'infinità, ci sono quelli di Leonardo da Vinci, quelli della Gioconda, i tarocchi dei Meraviglioso. gatti, piuttosto, Tante ce ne cose. sono veramente un'infinità. Quindi poi magari sai, uno li compra lì o glieli regalano. Ciao Edel, buonasera anche a te. Sì, Katia, Ciao una di Eden, ciao queste Katia. mi organizzo man mano una diretta alla volta, ve le faccio vedere, in modo Sarebbe che bello, infatti, sì. facciamo magari qualcosa di diverso, anche nel senso che facciamo vedere qualche cosa, anche quello che uso, no? Quello che poi le uso io, ma in Certo, realtà certo. è per noi, per voi. Sì, mi Assolutamente piace questa sì. cosa E tantissimo. quindi. E quindi scusatemi, ve lo dico ancora, ragazze, mi raccomando, per la salute ci sono i medici. Questo è veramente importantissimo, per favore ascoltatemi, anche se a volte vi stufo un po' perché vi ripeto le solite cose. Ma allora, Patrizia, io sono Toro, ascendente Scorpione, sono cuspide con i gemelli. Non Tac. facciamo questa sera la lettura, ragazzi. Stasera è una bella chiacchierata con Oriana No, mi ha che chiesto conosce se può sapere a quale segno, qual è il mio bene. Ah, segno. ok. Ah, Sì, scusami, non sì, sì, avevo sì. letto. Pensavo che Sono un era. po'. Allora, in realtà Ok. è un po' un miscuglio di tre segni, no? Perché anche l'ascendente ha la sua valenza, e quando sei sulla cuspide risenti un attimino anche del segno che. Perché non sono proprio centrale, diciamo, è l'ultimo giorno del toro, che poi il giorno dopo è gemelli, no? E quindi risenti un attimo, subisci un po' le influenze Vogliamo parlare anche, dei anche se in realtà gemelli? io. Ecco. Allora, tutti i segni sono belli, perché sono tutti belli. Dipende molto anche a volte dalle situazioni di vita che affrontiamo, no? Perché? Perché Certo. se ci troviamo in una situazione bella oppure siamo tranquilli, si reagisce in un certo modo. Quando magari ci troviamo di fronte a delle difficoltà o a qualcosa che ci mette preoccupazione o siamo sulla difensiva, È vero, sicuramente tiriamo è fuori vero, la parte del carattere un pochino più brusca, no? Quella più che normalmente non si ha. Allora, a me spiace perché ultimamente a volte, come posso dire, a volte l'essere troppo, quasi tutti, certo, Carlo, sì, infatti. Allora, a volte cercare di essere, come posso dire, di essere. Non dico educati, educati penso di sì, ma cercare di non anche di cercare di evitare fare le del male. discussioni, ecco, cercare di evitare le discussioni oppure
Allora, quando una persona si rivolge a noi per un consulto, io dico noi a me piuttosto che a chi ha Ciao, Katie. questi rapporti. Come dirti, Silvia, poi è una cosa che conosci anche tu perché è una cosa di cui hai avuto modo di vedere e tutto quanto. Allora, e lo dicevo anche prima, no? Qualche volta ci si aspetta di avere dalle carte, per dire, le risposte che noi vogliamo. Sì, vero. E magari quello E che poi pensiamo noi, ma fare quello che poi le domande. carte. Ecco, magari quello che noi pensiamo non è quello che poi le carte ci dicono, no? Certo. E allora, questo vale per me come per tutti. Io parlo per me perché ovviamente parlo adesso stiamo parlando di noi, quindi se le carte ci danno una risposta diversa, ho capito, ma noi possiamo fare un'altra domanda, ma se la risposta è quella, poi Certo, noi possiamo fare quello, abbiamo l'assoluto diritto, nel senso che ci mancherebbe altro, di però non è agire come che vogliamo dobbiamo noi, però. accanirci, ecco, con le carte perché vogliamo che. Allora, io tipo, tu mi dici, guarda, compro, che ne so, io compro questo ristorante, va bene. E io ti dico, guarda, fai attenzione perché è un'ipotesi, no? E tu mi dici, no, ho capito, ma no, perché sai, e mi dai 50 spiegazioni. Io ti dico, sì, va bene, però a me esce così. Se tu poi al ristorante lo Certo. compri, cioè, è una tua scelta, non è colpa delle Certo, carte, e non ti puoi neanche arrabbiare con le carte perché ti hanno detto di non comprarlo. Se perché te tu hai l'avevo comprato al detto. ristorante, poi mi dici, ma ho comprato al ristorante, andrà bene, no, ma non è possibile, cioè. Ciao Paola. Cioè, cerchiamo anche un Sì. attimino di. Perché sennò poi dopo le Infatti. carte giustamente dicono: capito, ragazzi, ma sono carte, non fanno i miracoli, eh? Cioè, la bacchettina magica ce l'abbiamo qui da qualche parte sulla tastiera per fare gli effetti speciali. A noi ci piacerebbe tutto e subito proprio, Sì, l'amore, il lavoro, anche a questo, me. questo. La Anche a me. bacchetta magica Allora, guarda, davvero. le carte io le metto nel sale e poi uso, come si chiama? E poi in realtà uso i simboli di Reiki, capi? Perché sono quelli con cui mi trovo meglio e sono quelli che ritengo più efficaci, nel senso che mi vengono proprio così, no? Mi vengono bene, quindi poi c'è chi magari sì, ci accende sulle Perché candele, le dopo, passa sull'incenso. pensa, perché dopo un po' di tempo vanno purificate, perché altrimenti apprendono troppe Sì. energie. Ah, pensa Allora, te. io in realtà ogni volta che, come ti posso dire, che finisco anche un consulto piuttosto che, lo faccio sempre. Perché? Perché io dico le tengo pulite, nel senso, allora, anche qui penso che sia una cosa che va un pochino a discrezione, no? Nel senso che. Io lo vedo come per me, sì, è il mio lavoro perché mi permette, sì, sottosale, poi ogni tanto ci Totale. do anche una passatina di aceto. L'altra sera avete visto il bottiglione del vino perché il mio compagno ha la madre dell'aceto, no? Grazie, Ed. E quindi. Grazie. E quindi facciamo in campagna, poi lui è molto bravo a fare queste cose e anziché prendere l'aceto quello in negozio, lo fa lui, no? E quindi ecco, e allora ogni tanto anche un po' di sale, un po' di Grazie aceto, un Paola. goccino magari di carne. No, sto scherzando. Allora, in realtà io lo faccio tutte le volte perché mi viene così, nel senso, poi c'è chi le mette in un modo che in un altro. Quello che stavo dicendo è che anche qui ci sono diverse forme di pensiero, grazie Carlo, grazie Giovanna, diverse forme di pensiero, perché è vero che il mio lavoro è quello che mi dà il sostentamento per vivere, quindi io vivo di questo. Certo. Però io non lo vedo come un lavoro, perché è una cosa che mi piace, che lo Guarda faccio che è un molto grande volentieri. aiuto poi, dai. Guarda, io penso che sia, Certo. è veramente passatemi il termine, io mi sento fortunata.
Mi sento Sì. fortunata perché? Perché non è un peso, lo faccio, mi piace, lo faccio volentieri, lo faccio con amore, quindi non lo vedo come quando ti devi alzare la mattina per andare in ufficio, poi ti viene nervoso, poi, Sì. perché no? No? E quindi non, Certo. fa parte della mia vita, nel senso che sono tanti anni, quindi per me è una parte di me, come un po' un Bello. prolungamento, no? Quando, ecco. Quindi non è un sacrificio, nel senso che, e quindi anche a volte è vero che ci sono delle situazioni che sono pesanti, tutto quanto, però dipende come ti approcci anche, come le affronti, no? Almeno io la vivo in questo modo. Sì. E quindi, ciao Sara, un bacione. E quindi in realtà non la vedo come una cosa che attira, prende energie negative, ecco, non so come dirti. E poi, appunto, usando i simboli, finito ogni consulto, rimangono comunque sono più pulite comunque, no? Però non è l'affanno di dire, oh, povero me, l'incenso, il sale, le candele, bla bla bla, hai capito? Sai perché però? Perché tu sei una persona, come abbiamo detto prima, che le fa con la voglia di aiutare, con amore, anche se comunque è il tuo lavoro, tu lo fai proprio Certo, con amore sì, proprio quello verso sì. il Quello prossimo. Vero? Sì. Ho è sperimentato vero. anch'io Anche io ti voglio proprio. bene, Ve la Sara. consiglio, ragazzi. Grazie. Ma io penso che tutti, allora, non so, è come chi a volte Bella saletta. fa il panettiere, no? È un lavoro pesante. Perché ti devi alzare di notte e magari i tuoi amici, soprattutto per i ragazzi giovani, no? I tuoi amici escono di qua di là, però quando lo fai con passione e lo fai con amore, sì, magari ti scoccia perché devi, non so, tipo, i tuoi amici vanno fuori, vanno al cinema, vanno di qui, vanno di là e tu hai degli orari che non. Io, per esempio, ho fatto quando facevo le carte, ma ho aiutato una mia amica un paio d'anni. In una trattoria, in un ristorante, e praticamente ero sempre chiusa là dentro, a parte i giorni di chiusura, che non era né sabato né domenica, ovviamente. Ti Però era una capisco, cosa che mi piaceva, quindi sì. non anche il periodo che diciamo che ho, perché poi ho, ecco una cosa, ho anche provato a cambiare lavoro. Ho provato con dei risultati devastanti. Ci credo, Uno sì. spacelo, Perché non era magari quello E che quindi, andava bene per te. no, perché ho fatto questo periodo dove, appunto, dove lavoravo con questa mia amica, facevo l'aiuto cuoca, Ciao Marina. che tra l'altro mi piace. Ciao Marina, un bacio. E poi ho avuto due locali, un circolo ricreativo e un bar. Ecco, tanti anni fa ho lavorato anche con gli anziani in casa di riposo. Poi dovevo fare il corso, ma in 15 giorni sono passate oltre due signore anziane, due vecchiette, proprio erano, io le avevo in braccio in quel momento, quindi è una cosa che non ho poi portato avanti in realtà, nel Sì. senso Non che, ce la però facevi? alla fine poi no, non ce la facevo. E proprio emotivamente è stato un trauma, è stato uno shock, quindi non no. E poi alla fine, ecco, la cosa che però devo dire, nonostante tutti questi anni in cui sì, cambiavo lavoro, ma in realtà non le ho mai lasciate, no? Perché ogni tanto avevo questi momenti un po' di ribellione, dicevo, no, ma adesso faccio così perché. Perché anch'io, come tante persone, che c'è questa, appunto, questa credenza che chi ha un dono, no, non devi pagarlo. E allora ho capito, quindi devi, se non vuoi pagarmi, io devo fare qualcos'altro perché. E allora poi ho detto Certo, no, perché alla fine voglio dire se, quindi per cose già dette, ridette e tutto quanto. Comunque, per tornare al discorso che alla fine quando poi ho conosciuto Reiki nel 96, nel infatti ti volevo 2004, chiedere qualcosa di Reiki. ecco, e diciamo che io, Reiki secondo me ha fatto dei grandi miracoli, visti anche sulla mia pelle e nella mia famiglia.
E con la mia nonna materna, e questa cosa qui mi ha, per me veramente è molto molto bella. Poi cosa succede? Che in realtà è mancato il mio nonno nel 2011, il papà di mia mamma, e tu pensa che i miei nonni sono stati sposati per 62 anni, Mamma una vita mia, che meraviglia. praticamente. Esatto, e lui è E sì, mancato a perché fine quando io febbraio. portavo 15 anni. Sì. Esatto. Lui è mancato a fine febbraio e mia nonna, che sembrava quella più burbera, più che in realtà lo era anche a livello caratteriale tutto quanto, è mancata a metà settembre. Ah, pensa. E sì, proprio erano. Tu pensa che loro barbottavano, discutevano tutti i giorni, lei più che altro, non tanto lui, ma lei. E, come si dice? E poi dopo, quando lui non c'era È più, amore praticamente poi anche lei ha avuto un quello. crollo. Sì. E praticamente cosa è successo? Che la settimana, diciamo, prima che insomma, una cosa importantissima, che io non avevo neanche calcolato in realtà, ma perché sai, quando hai questi momenti è come se da altri punti di vista cerchi un'alternativa, no? Uno sfogo, anche di sfuggire a quella che è la realtà, che non vuoi lasciare, perché non vuoi Vero. che le cose cambino da questo punto di vista. E lei proprio mi ha detto: guarda, mi devi fare una promessa. E io gli ho detto: che cosa? No? Eravamo lì io e lei, e c'era, in quel momento entrava mia mamma dalla porta, perché era settembre, c'era caldo ancora. No? Certo. E lei mi ha detto, anzi, mi devi giurare, mi ha detto che tu farai il tuo lavoro, no? Che tu vai avanti con Ah, quello che. beh. E Lo sai io l'ho che qui guardata. odiamo. Io veramente, guarda, mi sono commossa, quindi Che bello. e io gli ho detto: nonna, ma, e lei mi dice: no, me lo devi giurare. Mi ha detto che non aprirai mai più un bar, che non cambierai mai Ah, più lavoro. Mi dice: ma perché tu devi penso. fare questo, perché questo è quello che devi fare nella vita, no? E Vedi, lei era una vedi. persona molto, sì, lei era molto concreta, nel senso Che che, meraviglia. ecco. Era una che pane al pane, vino al vino, no? Cioè, nel senso, anche a livello lavorativo, c'era, cioè, una molto corretta, Come molto. te, E allora, meravigliosa come te. sì, lei era più tosta di me, perché era più. Però niente, mi ha detto: guarda, no, mi ha detto, me lo devi giurare adesso, no? Mi dice, perché sennò io poi lo so che. Ma io gli ho detto: ma sì, nonna, ma no, no, no. Mi dice: guarda, proprio. Tra l'altro lei era un bambino piccolino, no? Tutta mingherlina, e sai, gli ultimi mesi che Sentiva che stava poi. andando via, tu dovevi fare la promessa. Sì, e tu pensa che la mattina che è mancata, io ero lì con lei, cioè, e poi sono arrivata in chimesi, c'era mia mamma così, lei mi dice: no, mi dice, lasciami andare, no? E io gli dico: Ah, no, no, tu devi stare qui, gli dico, tu devi stare qui con me, perché. E lei mi dice: no, mi ha detto, perché io voglio andare da tuo nonno. E non. amore, che Sì. Sì, bella cosa. Si è lasciata andare lei? Sì, che eh sì. senza di lui non era più. E Beh, diamine, ho sentito che sono pensa, stati insieme. caspita, sì, più quelle di fidanzamento anche, perché Capito, sai che una infatti. volta, ecco. È una vita Però lei preziosa. era proprio così, hai capito? E quindi mi ha detto: no, no, mi ha detto, me lo devi giurare, perché mi ha detto: Oriana, perché se no. Mi ha detto: io lo so che poi dopo te magari vai in oca, e Bella. allora così, insomma. Certo. Perché lei Sì. sapeva chi sei tu, capito? E infatti, che Sì, anche bella, perché che bella con cosa che Reiki ci ha fatto. veramente, ecco, e poi devo dire anche una cosa, che grazie a Dio, nel senso, lei ha, parlavo con Gaetano un po' di tempo fa, no? Allora anche il discorso di Reiki, tu pensa che lei è stata operata nel 2008, aveva un tumore degenerativo alla vescica, e che cosa è successo? Che praticamente io le facevo i trattamenti di Reiki, no? Perché
Allora, noi purtroppo abbiamo un ospedale a Piacenza che è in provincia, che sono qui vicino, sono un po' tremendi, nel senso che non sono dei Me grandi lo dicevi, ospedali, sì, ecco. ricordo. Esatto. E quindi quando siamo andati, che ha fatto la visita, tu pensa che lei non rispondeva mai al telefono, mai, mai, sì. Suona al telefono un giorno, era la caposala del reparto. Di urologia, e le dice che le hanno fissato l'appuntamento al ricovero per il tal giorno, no? E io non ero a casa, mia mamma non era a casa neanche lei, è mica vero che porca miseria, mio nonno era fuori, risponde lei, no? Non ha mai risposto, lei non rispondeva mai. Tu potevi chiamarla 100 volte che lei proprio non ti rispondeva. Non sollevava la cornetta, perché poi diceva: ma sono quelli lì della Telecom, sono quelli dell'Enel, poi io non capisco, mi diceva, no? E Certo. niente, e allora praticamente poi cosa è successo? Insomma, alla fine, che qui che là, poi gli ho detto: senti, Matteo, gli ho detto, vuoi essere operata? Tutta una cosa, no? Perché poi sembrava, era proprio mortificata. Allora lei mi dice: no. Ah, gli ho detto, allora eravamo già in ospedale, nella sala d'aspetto, e aspettavamo che la chiamassero con la base, almeno leggero, fare la base di ricovero. E loro gli ho detto: ma allora cosa facciamo qua? E allora lei mi ha guardato e mi ha detto: andiamo a casa. Gli ho detto: va bene. Intanto è arrivato mio zio, siamo andati, io intanto ho parlato con la caposala, no? E nel frattempo gli ho detto: guardi, senti, io penso, gli ho detto, che se noi facciamo, invece che 2 trattamenti al giorno, ne facciamo 4, gli ho detto, ma secondo me, gli ho detto, ci aiutano, no? E allora mio zio, Certo. che mi ha insultato perché mi ha detto che ecco la palla mia, che è arrivata, e niente, comunque che cosa succede? Che praticamente poi abbiamo fatto l'ecografia di controllo, no? La prima era di 7 centimetri e mezzo e la seconda era di 5. Siamo riusciti ad avere un appuntamento, grazie a Dio, al San Raffaele, e il medico che poi l'ha operata mi dice, signora, questo non è possibile perché queste ecografie. Ciao Anna Maria, che bello che sei qua, Ciao che sei qui Anna. con noi. E mi dice: non è possibile perché sono sbagliate. Mi dice: perché questa è una malattia che non si Non ferma e penso tantomeno che. regredisce. E quando poi, appunto, parlando con questo medico, no, tra l'altro di una gentilezza, di un'umanità anche proprio, no? Anche nei confronti delle persone anziane, perché comunque, sai, lei aveva già un'ottantina d'anni, quindi non era una giovanotta e quindi niente, praticamente mi dice: guardi, ma io ho detto, guardi, io l'unica cosa che ho fatto, l'unica cosa che sapevo fare, perché a Piacenza le avrebbero messo il sacchetto, Cremona uguale, Lodi la stessa cosa, eccetera. E quindi lui mi ha detto: guardi, noi esportiamo la massa tumorale esterna, ha detto, lei tenga attaccata la nonna e vedrà che, e in effetti così è stato. Chiaro che poi ha dovuto fare tutti i controlli, cioè ha dovuto seguire un iter, no? Sicuramente sì, perché quello era la cosa fondamentale. Però già nel 2008 anche chi magari non era infermiero, e lui mi diceva, lei sfonda, mi dice, signora, lei sfonda una porta aperta, perché mi dice, qui da noi i volontari di Reiki sono ben graditi. Li accogliamo Ma a che braccia aperte, meraviglia! no? Questa Ecco, al cosa San che ci vorrebbero Raffaele. dappertutto. Esatto, e quindi questa cosa qui adesso, che sta prendendo ancora un po' più piede, diciamo, è una cosa ancora più bella, no? Nel senso che si può aiutare, collaborare anche con le Certo, strutture ospedaliere. Quindi, insomma, io penso che stiamo facendo da questo punto di vista dei passi importantissimi. dei bei Veramente molto passi, molto infatti, belli, infatti. sì. Sì. E Sarebbe quindi meraviglioso questa se è una qualcuno bella apertura. Esatto, sì. facessero cose del genere, guarda, sarebbe meraviglioso Esatto. proprio. Ciao Danielina, ciao. Sarebbe stupendo Ciao davvero. Fedora, No. una piccola. Eccola qua, Sì, Katia. con Katia, non vediamo l'ora di fare Reiki, guarda proprio. Io non vedo proprio l'ora, sì. Che meraviglia, che mi è stata data veramente, ecco, c'è questa Sì, opportunità stupenda proprio di fare, di fare queste esatto. esperienze Poi lui, guarda, meravigliose. sì, lui veramente io credo che sia il non plus ultra, il top.
È proprio, Sì, cioè, secondo me certa, è proprio veramente un certa. grande, sì. Vero, ne Assolutamente sono sì. proprio certa, sì. Ti Esatto. sei bloccata, però ti sentiamo, la cosa meravigliosa. Riusciamo a Ah, mi... sentirti anche se sei bloccata. Cioè, il Ah. visetto bloccato sorridente. Sei bella. No, non ci sei più, è andata via. È andata via la nostra Oriana. Vediamo se riesco a... Aspetta, dunque, vediamo un attimo, Se riesco... Eccola qua, aggiungi. Ok. Vuoi far partecipare? Stiamo provando a far partecipare. Ciao Claudia. Ecco, Vediamo, eccomi. aggiunta in corso. Sono qui, sono qui. Eccoci, ciao, ciao, siamo qui. Ce l'abbiamo fatta. Probabilmente è un po' anche la mia connessione che a volte è un po' così, nel senso che, sai, qua non viaggiamo ancora con la DSL classica, no? E quindi magari in certi Vabbè, momenti però se ci sono molti... tanto sono... Ma guarda, Sono cose che si l'importante è che usano funzioni. molto. Certo. E insomma, Assolutamente ti sì. stavi raccontando di questa cosa meravigliosa con il Reiki, sei riuscita ad aiutare la tua nonna, meravigliosa questa cosa, Certo, bellissima. certo. Sì, Proprio Giovanna, certo che bello. vengo. Non so quando, portate pazienza ancora un po', ma sicuramente sì e spero il prima possibile. Mi sono innamorata di Allora, Napoli, guarda Giuliana... quando lo dicevo. Giuliana Pertile o Pertile ci fa una domanda, non so se la leggi. Mi sorge una Sì. domanda, io sono secondo livello, la leggi? Sono secondo livello Reiki, ma a me è stato sempre detto di non trattare persone con patologie tumorali. Che ne pensate voi? Guarda, Giuliana, allora io non lo so, nel senso che se te l'hanno detto, può darsi che effettivamente non, io avendo il master, l'ho fatto lo stesso, nel senso che... poi sai, era la mia nonna, quindi in realtà non sono andata tanto per il sottile, nel senso che non mi sono posta tante domande, ecco. Certo, Sono certo. andata, cioè, in quel momento mi sembrava non c'era, no? A me sembrava di non avere altra soluzione, ma Gamba tesa. poi, ecco, e quindi non, sì. Quindi non ho assolutamente guardato. Non, a me non l'ha mai detto nessuno in realtà, e quindi non mi sono neanche posta questo problema, questa domanda. Però tu Non, comunque hai una risposta positiva su questa cosa, quindi è una bella cosa, cioè, cioè sì, io continuandole guarda, pure, facendo tutto. certo, sì, assolutamente, quello assolutamente sì, perché Ansietà. allora ecco, una cosa che io ci tengo a dirlo perché, come dico che non si guarda la salute sul discorso divinatorio, ok, Reiki, ma i medici sono comunque fondamentali, perché Certo, non il ha, perché Reiki è poi un ci vogliono. supporto. Esatto. Poi Certo. sicuramente può aiutare tanto, però da solo in certi momenti, perché poi sì, anch'io ho fatto la nonna, una cosa e l'altra, ma sempre con il discorso ospedale, comunque vicino, ok? Poi che ti trovi bene in un ospedale piuttosto che in un altro è soggettivo, no? Nel senso che allora io il pensiero che potessero mettere il sacchetto a mia nonna, onestamente, quando la sorella è morta col sacchetto, perdonatemi, Uno e le cognato trova, anche. uno le trova, Ecco, certo. era proprio una cosa che non potevo assolutamente, anche perché onestamente adesso io non so, ognuno poi la pensa a modo suo, ma lei se fosse uscita dalla sala operatoria con il famoso sacchetto, tempo 15 giorni sarebbe Che morto, povera, sarebbe sì, morta. ma... Ecco, scusatemi un po' sono stata magari un po' cruda, ma per rendervi l'idea, no? Perché appunto era una persona molto concreta e avendo già avuto l'esperienza della sorella e del cognato, e quindi più che altro perché abbiamo cercato di avere un appuntamento in un ospedale più, io dico, insomma, più Sant'Anna di moderno Fede comunque all'avanguardia. è all'avanguardia e con
dei medici con un'apertura diversa. Perché Certo. purtroppo, insomma, qui da noi questo problema c'è poco da fare e poco da dire, nel senso che loro fanno così e quindi cioè, sono molto limitati. Ecco. Sì, infatti. Dunque, allora, l'amore credo non abbia controindicazioni, io la vedo così, dice Miki. Sì, in realtà non ha controindicazioni, però comunque, diciamo, una malattia Certo, va però sempre bisogna comunque sempre prestare, studiata. ecco, esatto. Certo, Perché sì, un conto è diciamo. uno dice, ok, ho preso una storta, piuttosto che anche lì bisogna valutare un attimo le situazioni e le condizioni, no? E non è che ci si può improvvisare, attenzione, perché Sì, no? Esatto, infatti. Giuliana, le cure sono indiscutibili, nel senso. Allora, Giuliana, guarda, un po' ti blocco, non lo so, nel senso che. Allora, io dico una cosa, a differenza della pranoterapia, Reiki, noi facciamo da canale a questa energia, no? Quindi la prendiamo e la passiamo, la trasmettiamo, la diamo agli altri. Allora, il pranoterapeuta è molto più a rischio perché? Perché mette una sua energia e si scarica tanto, quindi corre anche il rischio di prendere tanti famosi pranoterapeuti. Effettivamente la causa della loro dipartita, diciamo, sono state malattie prese perché magari non sapevano schermarsi, Soprattutto perché, no? provi a curare un brutto male. Ecco, esatto, Sì, è ma vero, questa veramente la so, questa persone, cosa, cioè, è in vero. gamba, ok? Ecco, quindi già purtroppo è un male che nel nostro secolo è troppo. È troppo sviluppato, nel senso che e quindi io la pranoterapia da quel punto di vista lì avevo fatto 10 sedute tipo quando avevo ben 18 anni, 18-19 anni. Poi questo signore qui mi dice: guarda, è ben inutile che vieni qua da me, mi dice, perché la tua energia contrasta la mia, no? Addirittura mi ha Ah, detto, figurati. avevo già compiuto i 18 anni, mi dice: guarda, ti porto a Milano, facciamo sai, il test della mano, quello della. E io ho detto: ma guarda, Sì. anche no, ecco, anche no, perché non saprei cosa fare, cosa dire. Quindi. E lui mi dice: guarda, se vieni qui, mi dice, se fai questa cosa qua, ti prendo a lavorare con me. E io ho detto: ma guarda, facciamo che ci penso, poi non l'ho più chiamato, e buonanotte. Infatti, evidentemente non era la tua strada. Penso di no. E a volte, sai, quello. Poi per dire, ho fatto anche, per esempio, il primo livello di prime healing, che mi sembrava E una cos'è? cosa bella e interessante. Allora, prime healing è un altro tipo di, come ti posso dire, di cure, no? Cure, scusate, di guarigione. Che viene utilizzata soprattutto, ho visto che ha un ampio sviluppo in Romania, nei paesi dell'est. Ah. E diciamo che allora loro dicono che tipo quando non so, tipo, la malattia, no? Può essere un foruncolo piuttosto che come ti posso dire, con Reiki è come se tu hai un bicchiere pieno di acqua sporca, un recipiente pieno di acqua sporca. Se utilizzi Reiki, versi La l'acqua prima, dentro il bicchiere e man mano, ecco. Invece con sì. Prime Healing, siccome è una tecnica diversa, vuoti il bicchiere e lo riempi con acqua pulita. Ok? Ah, ok, sì. Allora, in realtà potrebbe anche essere che sì, ma secondo me può essere anche che no. Perché io ho fatto sì il primo Angela, sarei livello, è una qualsiasi cosa. giugno allora. Bene. Che bello, ho fatto il primo livello perché mi incuriosiva, però poi in realtà praticamente non l'ho mai utilizzato perché non lo sento mio, hai capito? E quindi non. Certo. E anche lì penso che. Ciao Gaetano! Ciao Bello Gaetano. che sei qui anche tu con noi! E quindi insomma, questo è quanto. Grazie, grazie, abbiamo chiacchierato un po'. Bello, Anna. E quindi insomma niente, questo è Sì, siamo. quanto. Ah. Bello, Oriana, ok, d'accordo. Ci hai fatto una sorpresa enorme stasera che sei stata intervistata da noi, che hai detto sì, così ti abbiamo conosciuto Intervistata da te, meglio. che è una cosa bellissima. Ah.
Bella che stai, un bacio tesoro, un bacio grande, Un bacio a te, grande, mio. E un bacio grande. anche a tutte le ragazze che sono collegate con noi. Perché Grazie a comunque è molto tutte. bello anche riuscire a dialogare. Bello, bellissimo, perché vedi, sono proprio chiacchiere tranquille, tra amici, proprio una Tra cosa bella. amiche, esatto. Anche Per Carlo tra amici, conoscerti. Gaetano, esatto. Infatti. Il 14 conosceremo un pochino di più Anna Maria Squeri Gianni. Ci sarà lei praticamente che ci racconterà un po' la sua vita, capito? Un po' di Bene, lei, che bello. insomma. È bello, no? Infatti. Ok, tesoro, ti ringraziamo tanto tanto per questo tempo Grazie a passato così te, grazie a bene. voi, è stato veramente molto bello e grazie sempre a Gaetano che comunque ci dà la possibilità anche di fare queste chiacchiere tra amiche. Gaetano, lo sai che fa? Andate, 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 andate. Sì, anche i ragazzi, Carlo, Ma assolutamente sì, certo, eh. anche i Anche i ragazzi, ragazzi, solo che siete un pochino in minoranza, allora io delle volte, scusami, ma non lo faccio apposta, ma generalizzo un po', ragazze e ragazzi, però teniamo giusto, esatto. Va vogliamo bene. aspettare. Aspetti un attimino con noi che diciamo chi c'è domani, così almeno i nostri amici si preparano. Domani ci sono due dirette bellissime. Una diretta alle 21 con Patrizia Crisalide Mantegazza, che è una meravigliosa poetessa, Che per chi bello, non la sì. conosce, sul Medium, che è bravissima. E poi c'è Elisabetta Lupano alle 22 con lo spazio onirico, anche lei è una persona meravigliosa. Se non le Benissimo, conoscete, che venite con bello. noi. Se le conoscete, lo sapete, quindi sappiamo che sarete sicuramente in diretta con noi. Va bene, Certo. d'accordo? Allora, un bacio, Ragazze Oriana, e un ragazzi. abbraccio forte, forte virtuale. Anche a Ok? te, Un bacio anche a te grande a veramente tutte e di cuore, buonanotte a grazie tutti, per la bella ragazzi. chiacchierata. Un Grazie a bacio, tutte e ciao, alla buonanotte. prossima. Alla Alla prossima, prossima. ciao.